È finalmente domenica e come ogni domenica ci sono le Souls News. Quando si dice il culo. Ho un nuovo Souls di cui parlare. Incredibile. Il DLC di Elden Ring è in un ritardo mastodontico, ma potrebbe essere colpa di Bandai. Incredibile. Questo è il momento giusto di giocare un Souls-like in particolare. Incredibile. Prima di iniziare però mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanella così non ti devi nemmeno sbattere. Noi carichiamo il prossimo video, tu ricevi una notifica da YouTube e non te lo perdi. Ma iniziamo per step, il nuovo Souls-like di cui ti devo parlare. Ti ricordi un po' di tempo fa che ti avevo parlato di Stone Machia, un Souls-like che utilizzava come personaggi i pezzi degli scacchi? Mi piacciono molto gli scacchi e mi piace la tattica, la strategia che c'è dietro al gioco degli scacchi. Quindi immaginarmi un Souls-like che viene gestito con i pezzi degli scacchi stessi mi emoziona e incuriosisce allo stesso tempo. Quindi dopo averne parlato mi contattano gli sviluppatori e mi dicono che c'è una demo giocabile. C'è il bottone grosso come una casa sul sito ufficiale e io non l'avevo visto. Una volta che avrete cliccato vi chiederà se volete fare ovviamente una donazione per supportare il team, cosa che io mi sono sentito di fare poiché sono italiani e sono pochissimi. Non è assolutamente obbligatorio donare, quindi potrete scrivere anche zero e potrete comunque scaricare la demo. Dopo aver completato la registrazione su itch.io o itch.io come volete chiamarlo, possiamo a questo punto giocare la demo. Devo essere sincero, all'inizio il primo impatto non è stato dei migliori, mi sembrava tutto un po' confuso, però dopo un po' di gioco mi sono reso conto che le cose si sono allineate da sole. In pratica il gioco si basa sul parry, principalmente la nostra azione sarà quella di parare i colpi altrui, ma possiamo anche poi interagire con attacchi particolari concatenati e soprattutto abilità molto particolari legate ai singoli pezzi degli scacchi. La demo, per essere la demo, è veramente gigantesca. Abbiamo un sacco di cose da esplorare e un sacco di nemici da combattere per capire appieno come sarà e come funzionerà il gameplay e il combat system di questo titolo. Sono comunque rimasto piacevolmente stupito da un gioco che basa tutto sul parry, perché io non sono capace a fare i parry. E invece, qua, magicamente, ci riesco. Con risultati oltretutto incredibili perché i parry esplodono e fanno danno ai nemici. Quindi oltretutto questo è un Souls-like che mi permette delle tecniche di grinding e di farm AOE molto interessanti. Poi come dicevo sono italiani ed è un gioco fortemente ispirato a Milano, perché c'è molta Milano qua in giro. Per me questo è un titolo da tenere d'occhio soprattutto perché potrebbe diventare anche un ottimo Souls-like col quale approcciarsi a questo genere, perché non l'ho trovato così difficile da imparare ma è assolutamente divertentissimo da giocare. E chi mi segue da un po' lo sa ormai, io mi baso anche sul fattore divertimento quando parlo di un videogioco. Non me ne frega tanto che sia bellissimo da vedere o preciso al millimetro, ma se mi fa divertire, ecco, diciamo che un gioco ha già fatto il 50% di quello che doveva fare. Vi lascio tutti i riferimenti di Stone Machia qua sotto in descrizione. E ora, vogliamo parlare del perché non è ancora uscito il DLC di Elden Ring? Dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, alla registrazione del marchio di Elden Ring, che è stato registrato da Bandai insieme a From Software. Ad aprile 2023, ovvero con l'inizio del nuovo anno fiscale, From Software diventa proprietaria unica del marchio Elden Ring. Che ci siano stati problemi col publisher, che in questo caso è Bandai, chi può dirlo? Però sicuramente tutto questo potrebbe avere a che fare con gli investimenti che sono stati fatti da Sony e da Tencent all'interno di Kadokawa. Quindi da una parte abbiamo un investimento per un'azienda che ha intenzione di fare la versione mobile di Elden Ring e dall'altra Sony, che non mi spiego. In verità sì, è un investimento all'interno di una società che se aumenta i propri guadagni fa guadagnare anche te. Ma quindi perché riprendere in mano il marchio togliendolo a Bandai? L'unica spiegazione che ho trovato è che From Software voglia diventare publisher di se stessa. E in tutto questo chi ci ha rimesso è Shadow of the Earth 3, perché forse quel nome è stato registrato di nuovo insieme a Bandai. Ma questa volta, considerando che è un DLC e deve ancora uscire e deve portare a casa un mare di soldi,
diciamo che l'estromissione potrebbe essere un pochino più difficoltosa. O molto semplicemente il marchio registrato è finito in mezzo ad una di quelle cose burocratiche senza fine. Quindi ora l'aspettare l'inizio del nuovo anno fiscale potrebbe avere tutta una connotazione completamente diversa e molto più realistica. Questo potrebbe essere il motivo del ritardo per l'uscita del DLC di Elden Ring. Mannaggia a lui. Ti ho parlato all'inizio video di un Soulslike, che ora varrebbe la pena di giocare. In verità sarebbe stato da giocare anche prima, però oggi Wulong è finalmente completo. C'è la Complete Edition che comprende tutto, tutte le espansioni e tutto quello che c'è all'interno del gioco. Quindi acquistando oggi Wulong ne avrete una versione completamente integrale. E in più a breve ci sarà anche una collaborazione con Lies of P e io non ho intenzione di perdermela. Effettivamente Wulong è la perfetta connessione tra un Souls-like classico e un Sekiro, perché riesce ad unire tutti i lati positivi di questi due titoli. Un titolo molto tecnico e che saprà assolutamente metterti alla prova, perché la bravura e le mani in questo caso servono tantissimo. Wulong è uno di quei titoli che difficilmente perdona e richiede molta precisione, però una volta che avrai capito la tecnica e la meccanica del gioco, riuscirai a fare veramente cose incredibili, soprattutto se utilizzi la build, quella di ghiaccio che blocca tutto, ma io non ti ho detto niente. E sono molto contento finalmente di potermi giocare tutti i DLC uno in fila all'altro. Quando so che stanno per uscire dei DLC per un gioco e usciranno tutti a distanza ravvicinata, preferisco aspettare un'edizione del gioco completa e poi giocarli tutti insieme. Se anche tu vuoi fare come me, ovviamente qua sotto ti lascio il link più bello che tu abbia mai visto per acquistare Wulong a un prezzo scontatissimo. Oggi succede una cosa incredibile. Manca esattamente una settimana al 25 febbraio, i 2 anni di Elden Ring. Incomincia di fatto il conto alla rovescia per vedere se From Software vorrà effettivamente farci sapere qualcosa sull'esistenza, su quello che ci sarà o non ci sarà all'interno di Shadow of the Erdtree 3. Incomincia ad annusare nell'aria il profumo della delusione, perché temo che non ci sarà niente. Sono qua che incrocio tutte le dita che ho a disposizione, ma questo silenzio quasi assordante da parte di From Software sta diventando un po' tanto esagerato a questo punto. Non è trapelata un'immagine, non è trapelato un leak, non è trapelato niente. E soprattutto non c'è stato alcun aggiornamento di Elden Ring. Nessuna patch. Questa è la cosa che ho trovato assolutamente più strana e fastidiosa di tutte. Zero patch correttive del gioco, zero patch di aggiornamento per adattare magari qualcosa del gioco all'arrivo del DLC e niente, semplicemente silenzio. Che cosa può voler dire tutto questo? Fammelo sapere qua sotto nei commenti. Iscriviti al canale e attiva la campanella così non ti perdi neanche un video e noi ci rivediamo domenica prossima. Ciao! Quelli che vedi sono i nostri abbonati e li ringraziamo alla fine di ogni video per il supporto che ci danno. Pensati, loro possono anche vedere i nostri video prima che escano, quindi se anche tu vuoi questi superpoteri e vuoi supportare il canale, beh, abbonati.